Tra pochi giorni a Pescara un altro taglio del nastro, una bella notizia che il sindaco Carlo Masci anticipa al TG8 e si tratta del completamento ultimo di un'opera che ha avuto una storia più che ventennale che riunisce le due metà di Pescara. L'ultimo tratto della strada Tè in pendolo, noi abbiamo inaugurato già nel 2022 due tratti della strada pendolo importantissimi, quello che da San Donato arriva nella zona di strada comunale Piana e quell'altro che arriva fino alla via Tiburtina, ma il più importante è proprio quello che costeggia la Pineta, perché aprendo quell'ultimo tratto noi potremo accorpare i comparti 4 e 5 della Pineta e finalmente si realizzerà il sogno di una Pineta tutta unita in tutti i suoi comparti, sogno inseguito da decenni e che non era mai stato realizzato e che invece nel 2023 vedrà la sua compiutezza. E ora si attendono i tempi di intervento sui comparti della Pineta d'Annunziana, altro nodo atteso in questi primi mesi del 2023 come il prolungamento della bretella dell'asse attrezzato. Nei prossimi giorni, dopo le verifiche, partirà il cantiere, quindi avremo un'altra opera fondamentale che ci permetterà di riqualificare sia via Andrea Dorio ma anche il tratto del lungo fiume che non è mai stato fruibile, così come la riviera da via Vespucci a lungo fiume. Ma ulteriori investimenti e interventi importanti saranno l'apertura di via Benedetto Croce verso il fiume, nel senso che quel restringimento che c'è stato da sempre all'altezza di Vespucci verrà eliminato e quindi dallo stadio al fiume ci sarà un'altra strada importantissima che permetterà di collegare la città in maniera più compiuta. Va da sé l'abbattimento dello svincolo a Trombetta, un intervento che facilita la viabilità a chi proviene dalla zona sud. All'attenzione dell'amministrazione anche alcuni lavori di messa in sicurezza su alcune rampe dell'asse attrezzato. Faremo l'intervento sia sul ponte del mare che sul ponte dell'asse attrezzato, che sul ponte d'Annunzio, che sul ponte Risorgimento, interventi di manutenzione straordinari che erano già stati preventivati a inizio 2022. Nel 2022 sono state fatte le necessarie considerazioni, verifiche, è stato fatto il progetto esecutivo che è andato in gara nei giorni scorsi, quindi a gennaio individueremo la ditta e partiranno i lavori. E noi stiamo attenti a tutto e diamo le risposte per qualsiasi problema ci si presenti.